adesso la scaletta dei lavori prevede la quarta relazione, che è affidata all'onorevole Vittorio Sgarbi, che prego di intervenire precisando che la sua capacità di sintesi non richiede questa precisazione, che abbiamo una regola legata a questo strumento: ogni relatore ha a disposizione delle sigle, 20 minuti in totale, devo dire che nessuno la lavora più. Anch'io lo farò, anche perché ho dovuto fare risorgere questo convegno, perché è arrivato alla mia attenzione in tre momenti. Un momento che ho rimosso, sembrandomi capricciosa questa discussione sui grattacieli, che è del tutto inutile. Il secondo momento a Santa Marta, dove ho ritrovato l'amico Sampedi, che mi ha ricordato che mi ero impegnato segnando la data, l'avevo completamente dimenticato, un altro che l'avevo già concessa a un libro su Carosetti che presento alle 6, per cui mi allontanerò per andare a quel libro. Però si possono conciliare, perché se voi partite alle 4, alle 3 e mezzo, poi chiaro che il Carosetti, ma anche noi siamo alle 3 e mezzo, perché costa troppo pagare i custodi. Vabbè, allora ho cercato di spostare, mi sono poi, dopo questo tentativo di fare slittare una o l'altra, ho perso Sampedi. E non avendo il numero del mio telefonino, perché sono molti telefoni con diverse memorie, ho chiamato Portoghese, dico, ma tu hai notizie di... Sampedi lo conosco, ma non so che convegno sia. Io volevo vedere la regina di Danimarca. Allora, ho detto che c'era una grande attualità dell'argomento, e perso Sampedi e perso Portoghese, ho detto, si vede che l'hanno rimandato. Poi mi ha chiamato la Rosi Mauro di Portoghese, che è sua moglie, la quale mi ha detto no, tutto preciso, guarda, secco, tac, non per offendere nessuno, perché con una funzione di badante, no, c'è il convegno, è alle 4 ed è l'indirizzo preciso. Poi mi hanno dato il numero di Sampedi, ho parlato con la moglie di Sampedi, non so se sia la badante di Sampedi, e ho saputo che c'è il convegno. Per cui questo è il quadro nel quale io pongo la mia attenzione a un argomento che mi sembra del tutto ozioso, e non dimentico, però comincio a capire, perché ho letto la relazione di Sampedi, una disciplina per l'altezza degli edifici, altro tema che mi sembra del tutto dissennato, e poi vedo che addirittura c'è una commissione presieduta da una specie di mostro in senso fisico, una specie di, diciamo, per rimanere il tema, di bel sito dell'architettura, che si chiama Fuxas, non so se avete presente la tipologia architettonica dell'uomo, anche avvezzo a una serie di monumenti che vanno al di là della misura dell'uomo, perché lui ha preteso 22 milioni di euro dalla regione Piemonte, più o meno quelli che Lusi ha speso per sé, siamo sempre quelli, per un progetto di, che va a realizzare poi, di grattacielo polifunzionale per la regione Piemonte, uno dei crimini più straordinari della nostra civiltà, il cui costo è pari al monumento per l'architetto del 10%, mi fa di capire, 220 milioni di euro. Ora, poi non so se avete presente Torino, era una bella città, sarebbe rimasta una bella città, finché questi leghisti, il cui tema è non chi ce l'ha più duro ma chi ce l'ha più lungo, hanno inteso dar prova di quello di cui parlava Portoghese, quindi facciamo questo grattacielo. Io ho provato a osteggiarlo, tanto inutile, sia con l'Abresso sia con il Cota. Quando c'era l'Abresso speravano i leghisti, adesso che ci sono i leghisti spero nell'Abresso. Fatto sta che comunque entrambi mi sembrano orientati, anzi ormai c'è il potere esecutivo e sono tutti orgogliosi, perché questo Cota l'altro giorno, di questo che è il loro straordinario progetto, che è questo. Cosa devono fare gli assessori? Cioè, l'assessore generalmente è un cretino, cioè non è che l'assessore sia una persona, insomma, ce n'è uno qui a Roma che non voglio ricordare, che cominciava per M e finiva per T, che rientra in questa tipologia. È difficile vedere un assessore intelligente, diciamo. Per cui l'assessore è uno che è nominato lì perché in un partito lo mettono lì, fanno fare. Per poi è anche difficile minacciarli come faccio io, perché tu ti fai delle minacce, ma loro poi mi fanno capire che comunque sono forti lo stesso, che tu sei uno che fa dei capricci su una cosa che ormai è stata stabilita, e quindi ho tentato malamente di bombardare, ho chiamato anche dei kamikaze palestinesi per già mandare il nostro aereo contro il grattacielo, ma insomma lo costruiscono, ma la razza è questa. Gli assessorati mettiamo che siano 15 o 13 o 12, quanti siano, ognuno di loro ha sede in un bel palazzo storico. Però perché non tenerli tutti insieme? Partiamo dall'idea, perché
perché bisogna tenere separati o insieme gli assessori. Fanno meglio insieme o fanno meglio da soli? Fanno male comunque. Nello stare da soli non fanno danno a nessuno. Hanno un bel palazzo che tengono in ordine con la manutenzione ordinaria, ma loro aspirano a stare insieme. Come se quello che di noi avesse bisogno dell'assessore all'urbanistica, nello stesso piano, o piano successivo, potesse avere bisogno anche di quello della sanità. Cioè, in un colpo di parola, trovare la sanità, il lavoro e anche, cioè, ma che razio sarebbe? Cioè, al massimo uno, una volta all'anno, ha bisogno di un assessore, ammesso che l'assessore possa essere utile a qualche cosa. Allora, sono tutti lì, così possono avere le funzioni concomitanti. Allora l'idea è riunire questi deficienti nel palazzo della regione, alto non so quanti metri, perché tutto sia lì e loro possono abbandonare i loro uffici periferici che sono nel centro della città, perché avremo 12 edifici abbandonati, edifici magari di proprietà della regione o di qualche pubblica amministrazione che non avranno più la tutela, e avremo un originario edificio con 12 esseri inutili che si salutano dalla mattina alla sera in attesa di qualcuno che li vada a cercare l'un l'altro. È una cosa che... Ora, se voi andate per esempio in Argentina, dove c'era una meravigliosa biblioteca nazionale, che era quella diretta da Borges, e poi vedete alla Recoleta un deficiente che ha fatto una nuova biblioteca, assistete a una delle più tragiche venture dell'uomo. Cioè, la biblioteca di Borges, se mai è ancora visibile, è un edificio di fine 800 con tutti gli scaffali vuoti, non c'è più solo. Il direttore di tutti i libri oggi sarebbe il direttore di tutti i vuoti. E quei libri, c'è ancora la sua scrivania vuota, che ho vista, sono confluiti in questo ventilante grattacielo che più o meno sarebbe come quello progettato da Wilson per la Biblioteca Europea di Milano, che fortunatamente io ho fatto il concorso, ha vinto il concorso. Quando si vince un concorso in Italia bisogna realizzare anche l'ultimo cesso. Era sicuramente un cesso, una mancanza di soldi, nonostante il parente, il fratello del ministro, non mi ricordo come si chiama, Padova Schioppa, che continuamente chiedeva i danari per poter realizzare la Biblioteca Europea, non si farà. Quindi dobbiamo ringraziare il cielo di essere in una terribile crisi. Quindi lo sconfortante discorso del nostro portoghese ci dice che in momenti di crescita negativa quello che meno può crescere è un grattacielo, perché il grattacielo per sua natura cresce, e se siamo in una fase di decrescita siamo in una fase senza grattacieli, per cui il convegno è del tutto inutile, nessuno farà più. L'ultimo grattacielo sarà quello di quei disperati leghisti che si rifugeranno nel grattacielo di Fuxa, sicuramente lo farà apposta, essendo credo mezzo comunista, perché gli caschino in testa le tegole per farli morire tutti, gli farà una specie di tranello, una macchina infernale per farli eliminare tutti, e così avremo risolto. Però ci rimarrà sempre lui, perché moriranno i leghisti, ma ci rimarrà sempre Fuxa, che è peggio di tutti i leghisti messi insieme dal punto di vista. Cioè è il pensito della natura. Detto questo, io pensavo che l'aver rimosso questa data, ed è infatti venerdì 13, e averla rimossa per, non per mancanza di rispetto per San Pedro, ma ritenendo ozioso l'argomento, fosse una buona ragione per dire vabbè, si parlerà d'altro. Invece capisco perché c'è questo tema così cogente, non solo perché c'è la commissione grattacieli, e immagino presieduta dal nostro Puxas, che darà il suo responso su quello che ha pensato o te pensato in ottobre, quindi lo farà lui, è come la commissione per gli stipendi dei parlamentari che si è dovuta rimettere perché si sono resi conto che tanto ladri erano e che prendessero 1.000 o 2.000 di più era impossibile. Ma com'è possibile mai che una commissione non sia capace di sapere cosa prendono in Svezia, in Norvegia, in Germania? Cioè, basta aprire il computer, sono dei pazzi, che paghiamo tra l'altro, perché meglio l'usi, non dirò più. Detto questo, però mi rendo conto che la materia ha una sua attualità, perché Roma avrebbe un sindaco, la cui bassa statura è un indice di modesta visibilità, il quale, non sapendo come farsi vedere, si mette sulle punte e aspira a salire in grattacielo, perché non si spiega altrimenti perché uno con tante cose che ha da fare stia a preoccuparsi di fare un referendum sul grattacielo, cioè una coglionata di proporzioni titaniche, sia perché il referendum è uno strumento generalmente inutile, quando è utile e disatteso, sia perché proporre al popolo di votare sul grattacielo è come proporgli di votare se la fessa sia messa così o sia messa così. Se non lo so, quelli che l'hanno vista sanno com'è messa, quelli che non l'hanno vista pensano che sia orizzontale, ma non riesco a capire che cosa dovrà spiegarci il, quello che sta, non so, nella periferia più remota, circondato da immonde schifezze, insomma, lo vorrebbe alto. 30 piani o 32? Diceva che a me non me ne frega un cazzo, guarda, mi dia l'appartamento e stiamo tranquilli. Siccome la gran parte delle persone avranno dei problemi di natura materiale, chiamarli a disquisire grattacieli
grattacielo sì, grattacielo no, scheda rosa, scheda azzurra, è una cosa che dovrebbe portare immediatamente alle dimissioni spontanee del sindaco per inadeguatezza vuoto. Cioè il sindaco deve fare altro che fare proporre referendum sul grattacielo dopo che la commissione Fuxas si è espressa dicendo noi saremo favorevoli. Per cui capisco la qualità della proposta, perché leggo qui il nostro formidabile sindaco che dice la mia intenzione è quella di fare una consultazione popolare sui grattacieli. Io non credo che mai frase sia stata più insensata di questa, cioè la chiamata di persone che cosa possono sapere, cioè cosa può sapere il popolo del grattacielo. A un certo punto l'umanità ha cominciato a costruire il verticale, non si capisce per quale ragione, e ha fatto dei grattacieli. Detto questo, non è mio. Penserà che i grattacieli, uno che ha 20 anni penserà che esistono da sempre, che sono delle architetture romane, nel senso di romane antiche, perché uno, se voi chiedete a un ragazzo di 20 anni chi è Mao, non lo sa. Mi spiace, chi è Fanfani pensa che sia uno del 200, per cui dice che il grattacielo, ma i grattacieli ci sono, sono comodi, la zia, la nonna abita in grattacielo, quindi non so, credo che sia questo. Cosa voteranno questi deficienti? Oppure voterà una minoranza la quale avrà qualche buona ragione di fare lobby per vincere il referendum, oppure sarà disertato. Fatto sta che comunque devo convenire, come sempre, con portoghesi, che il grattacielo è una brutta parola, una parola comica, grattacielo, che non corrisponde però a una tipologia strettamente legata alla modernità, se non sul piano strutturale. Perché è vero che chiunque guardi i dipinti di Giotto, dei pittori livinesi del 300, vede continuamente grattacieli, torri, e poi le torri che sono state largamente abitate sono comunque grattacieli, tipologie su cui è difficile dibattere se non rispetto a questioni di congruità, di prezzi, di resistenza, tutto quello che può porre un grattacielo come tema. E qualcuno magari ha anche disegnato con quello di Stamina, con quello di Ponti, di Pirellone, con molta saggezza, sono anche architetture. Non mi sembrano il tema più interessante per Roma, neanche per Torino, ma per Roma mi sembra un tema del tutto disutile, anche perché, come diceva Portoghesi, ma in un'altra direzione, la tipologia del grattacielo da noi a Roma è rappresentata in modo esemplare dall'unica tipologia che gli architetti contemporanei hanno illuso per fare i grattacieli, che è la colonna Traiana, la colonna Antonina, sono grattacieli, benché non abitati o abitati in una persona sola. E Adolf Loos nel 1920 concepì per primo un grattacielo cilindrico. L'avessero mai fatto questi coglioni di architetti? Ma a un certo punto è arrivato da me uno che si chiama Fischer, che voleva farlo a Milano e a Abu Dhabi. Io avrei immaginato uno qua e uno là, un grattacielo che fosse effettivamente non soltanto a torre, cioè in pianta cilindrica, ma avesse i piani che giravano per prendere il sole, una specie di, come dire, una buona idea, e tra un piano e l'altro delle pale eoliche, finalmente nascoste, anche per piacere quotidiano e mia, da un piano e l'altro e messe in orizzontale. Devo dire che ho subito mi sono appassionato a questo progetto di questo Fischer, che è un intelligente ebreo, che ho provato a farlo fare a Dubai, che era più facile, forse lo sta realizzando. Milano non è possibile, perché a Milano c'era la moratoria, cioè qui da via c'è niente, insomma siamo più indietro che il Medioevo, per cui non c'è pericolo che faccia altro. Quindi ringraziamo il cielo che la situazione economica di tragica crisi impedisca la costruzione di alcunché che superi i due piani, e con ciò abbiamo risolto il problema del convegno. Mi pare che tolto Torino, su cui si va verso la catastrofe ignari, avendo riempito di denaro Fuxas, per il resto l'argomento non ha una sua qualità, ma viceversa sarebbe immaginabile un giorno, proprio a Roma, non a Milano, concepire, partendo dal progetto di Loos, questo blocco, questa specie di basamento su cui si innalza una torre, la quale sul piano dell'architettura funzionale riabilita l'archetipo della colonna Traiana o di un'altra colonna, e questo potrebbe diventare un modo per dire c'è una consonanza. Ecco, le cose che aveva fatto, quindi questo mi sembra l'unica cosa che posso dire. Per il resto ringrazio Samperi, sono felice che nel 2013 ci abbia consentito in questa così occasione fortunata di discutere su un argomento senza alcuna importanza e completezza. Attendiamo del referendum, che comunque saranno sicuri per una cosa, che Alemanno non sarà più sindaco. Comunque va del referendum.